Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda puntata di The Mighty Quest for Epic Loots. Come annunciato nello scorso episodio, questa puntata sarà più incentrata alla difesa del castello. Allora, come potete ben vedere, nella home page, appena si entra, c'è il battle log, cioè il registro delle battaglie. Ovviamente sono quelle di difesa, infatti mi hanno attaccato questi tre simpatici tizi. Ho perso ovviamente oro, ho perso un po' di come si chiamano qua, le gem, le life gem, e mi hanno anche dato delle valutazioni. Ho ottenuto 300 e un niente per questo qua, a quanto pare non è simpatico. Possiamo fare il revenge, quindi sfidare il loro castello per vendicarci. Oppure lasciar perdere, insomma, chi se ne frega. Ma oggi quello che voglio fare è appunto costruire qualche difesa migliore per evitare che continuino a violentare il mio castello. Allora, intanto da questa zona qui, vediamo se mi fa zoomare. Non riesco. Va bene. Allora, comunque, iniziamo a comprare qualcosa. Magari aggiungiamo una sala di lato e mettiamo qualche trappola in più. Quindi, vediamo su architettura. Apriamo il negozio, prendiamo l'architettura. Vediamo cosa prendere. Quello che possiamo fare è la Royal Opulence. Non so cosa sia. Ah, è una visuale, perfetto. Ok, è solo una skin praticamente del castello, che è molto più carino rispetto a quello di prima. Mettiamo una life force mine. Ok, vediamo se stavolta ci fa zoom. Oh, finalmente riusciamo a zoomare. La life force mine, vabbè, la mettiamo qui accanto a quella dell'oro. Sono queste qui. E vediamo. Ok, collezioniamo quello che ha già raccolto. Perfetto, ora vediamo cos'altro possiamo costruire. Per ora niente, insomma. Ok, vediamo. Equipaggiamenta. Ah, ho veramente un sacco di roba da poter equipaggiare. Vediamo. Ok, prendiamo la roba meglio. In questo momento non sto praticamente prendendo quasi nulla. No, ho trovato equipaggiamenti molto, molto migliori rispetto a quello che avevo prima. No, questo fa schifo. Oh, questo è buono. Questo non so cosa sia. Ah, un'altra staffa. Ok, tutto il resto lo possiamo vendere per ora perché non ci interessa. Questi no, perché sono materiali, infatti c'è scritto e possono servirci al laboratorio, che poi vedremo. Quindi per vendere. Ok, vendiamo tutta questa robaccia che non ci serve. Bene, ho venduto anche quello che dovevo vendere. Buyback. Ok, ce lo riprendiamo. Perfetto, equipaggiamento, cosmetic, chi se ne frega. Difesa, difesa, perfetto. Allora, vediamo cosa scegliamo. Scegliamo creature, vediamo cosa possiamo mettere. Allora, le vamp sono interessanti perché praticamente corrono in faccia al nemico e fanno veramente un sacco di danni. Li ho incontrati in un altro castello e me l'hanno fatto prendere a strisce. Quindi vediamo. Però io ho pochissimo oro forse. Proviamo. Io direi di mettere una vamp qui dietro e un'altra vamp qui dietro. Io praticamente in questo momento sto concentrando tutte le mie risorse qui. Infatti ci sono un sacco di trappole a colla, dei polli, questi simpatici mostri. Ma adesso andiamo a collaudare il castello per la difesa, così vediamo intanto se va bene o meno. Quindi per fare ciò si clicca su conferma e automaticamente verremo buttati dentro il nostro castello per testarlo. Ovviamente finché non riusciremo a battere noi stessi il nostro castello, non potremo fare nient'altro praticamente. È davvero complicata la cosa, quindi. Ah! Ok, potete ben vedere, ho fatto un castello da malato mentale. È veramente sadico, è un casino. E ogni volta rischio di rimetterci le penne anche se so com'è costruito. Ok.
Porcala. Allora, io vi spiego perché ho fatto. Ho messo i polli e le trappole. Urca. Perché ho messo i polli e le trappole a colla? Le ho messe perché praticamente i polli ti rallentano un botto, perché costano poco, ne puoi mettere un sacco, davvero una valanga, infatti ne ho messi tantissimi. E ti creano anche un muro praticamente, perché se tu corri qui in mezzo come uno scriteriato, rimani bloccato fra le trappole a colla. Oh cacchio. Ecco, questa è la vamp che abbiamo messo prima, come potete ben vedere, è un dito nel sedere. E ti creano praticamente un muro e tu rimani incollato e fra gli arcieri che erano qui, che mi hanno seguito, e che non possono teoricamente scavalcare, tu se sei un melee è difficile raggiungerli, rimani incagliato fra colla e tutto, e praticamente ti violentano le parti sensibili ripetute volte. Comunque, passata questa parte, è abbastanza, direi abbastanza dritto il castello. Bisogna distruggere il pozzo, la fonte di mana, e così si sblocca il portone e si può accedere. Ovviamente a bassi livelli è molto 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 facile, perché basta passare con le difese come si è visto e si va dritti alla fine. Però insomma, si cerca di fare il possibile. Adesso vediamo qualche opzione nuova, perché come praticamente io sto esplorando il gioco assieme a voi, conosco ben poco. Vediamo su, cliccando su Defend, cosa succede. Non succede nulla, che bello. Vediamo da qui, ok. Mi dice uno, c'è una notifica ma non so il perché. Cerchiamo di capire. Architettura, CPPP, niente. Rooms, ancora non ci sono rooms da sbloccare. E allora cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Non si sa cosa vuoi da me. Però va bene uguale. Adesso direi, dato che pop-up di pubblicità a parte, non abbiamo visto praticamente questa tutta la difesa, e ha cambiato anche l'aspetto del mio castello, che carino. Direi di andare a vendicarci, proprio vorrei vendicare su questo bastardo qui, questo qui, esatto lui, perché non ha messo nessuna valutazione, quindi merita la nostra vendetta. Andiamo, clicchiamo su Revenge. Ah, pregiunto livello 2 fa lo smargiasso. Arr! Perfetto, andiamo a castigare questo tizio, questo Sky Magnolia. Caro mio, cos'è successo? Alto castello. Cacchio. Oh, Sky Magnolia, hai fatto un castello anche tu, mica male. Ma nulla fermerà la nostra sete di conquista, perché sono un mago. Orca la miseria, sono morto. Bene, in realtà qualcosa è riuscito a fermare la nostra sete di conquista, ma non gli metterò nessun voto, anzi gli metterò questa faccina. Ci siamo dimenticati una cosa in difesa, ragazzi, che probabilmente io sono un pollastro veramente di dimensioni bibliche. Per poter aumentare il castello io devo aumentare il cuore del castello, il Castle Heart, altrimenti non posso aggiungere le tutte le stanze nuove. È per questo che non c'era nulla praticamente. Quindi gli faccio fare due livelli in totale, perché tanto i Life Crystal ce li ho. Oh, ho sbloccato una stanza. Vediamo cosa dice. Ah, ok. Better Gear. Il Blacksmith, perfetto. Crafting Gear, vediamo questa specie di tutorial. Magic. Non ce li ho, sei highlighted items, quindi ti attacchi, bello mio. Lasciami stare, lasciami in pace, non mi interessi. Vediamo però se possiamo aggiungere altre stanze. Vediamo. No, questo no, proprio no, proprio no. Difesa, però abbiamo sbloccato. Oh, i Ground Punch, i ciclopi, che
Devo dire, mi sembra una bella idea, soprattutto se noi facciamo delle imboscate, ne mettiamo uno qui, ne potrò mettere un altro, no, porca miseria. Però se io eliminassi qualche gallina, forse, Ok, perfetto, non sono riuscito a vendere le galline, ma meglio così, comunque sono riuscito a mettere un altro Ground Punch Cyclops. Quello che rimane da fare è validare il castello, questo lo farò adesso per gli affari miei, non preoccupatevi, tanto già avete visto come si fa. E detto questo, niente ragazzi, vi saluto, vi ricordo di mettere una luce in su se vi è piaciuto il video, di condividere sui social perché mi darete sempre una grande mano, e iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Un saluto e alla prossima!